Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura parliamo dei vaccini per i più piccoli, 5-11 anni. La campagna inizierà la prossima settimana. Stamani una conferenza stampa in regione proprio per dare tutti i dettagli. L'ha seguita per noi Rachele Campi, si trova proprio nella sede della regione toscana. Con lei l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Buongiorno Rachele, quali sono le novità proprio di questa campagna? Tante le questioni aperte, anche dove fare i vaccini per i più piccini. A te. Sì, buongiorno Maria Teresa, a te e a tutti i telespettatori. Allora, noi ci troviamo appunto in regione, siamo in compagnia dell'assessore alla sanità della regione toscana Bezzini, e io inizierei proprio facendo una domanda: quando inizierà la campagna vaccinale per i più piccoli? Quindi si parla di bambini che hanno un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Sì, esatto, la campagna sulla base delle indicazioni della struttura commissariale inizierà il 16 dicembre, ma sarà possibile dal 10 dicembre iniziare le prenotazioni attraverso il portale dedicato alla vaccinazione della Regione Toscana, dove coloro che vorranno vaccinare, diciamo, un bimbo tra 5 e 11 anni troveranno un'apposita formella, diciamo, per il canale di prenotazione pediatrico. Inoltre ci si potrà vaccinare dai pediatri di famiglia, e quindi chiedendo un appuntamento direttamente al proprio pediatra, e laddove il bimbo o la bimba fossero in carico, diciamo, ai medici di base, rivolgendosi al proprio medico di base. Quindi noi stiamo lavorando su una campagna di vaccinazione pediatrica multicanale che verrà impegnate le nostre aziende sanitarie attraverso gli hub, dove verranno costruiti dei percorsi dedicati, oppure attraverso i pediatri di famiglia e i medici di famiglia. Maria Teresa, volevo anche ricordare quindi il sito dove appunto si potrà prenotare la prima dose di vaccino, che è prenotavaccino.sanita.toscana.it. Si stima che siano 215.000 i bambini che dovranno essere vaccinati, e si parla di 6.000, di cui questi 6.000 estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità. Ecco, per questi bambini ci sarà un percorso particolare? Sì, questi bambini saranno presi in carico dalla rete pediatrica, che è coordinata dal MEIER, e quindi lì ci sarà un percorso di presa in carico dedicato per i bimbi che hanno delle condizioni di estrema vulnerabilità. Ecco, un altro aspetto importante è capire quale tipo di vaccino verrà somministrato ai più piccoli e in quale forma. Allora, verrà somministrato il vaccino Pfizer pediatrico, diciamo, e quindi c'è un'apposita, diciamo, fiala per la vaccinazione, che è dedicata alla vaccinazione pediatrica. Maria Teresa, ti chiedo se hai qualche domanda. Sì, una domanda. Allora, dove verranno vaccinati i bambini? Cioè, ci saranno degli spazi all'interno degli hub? Abbiamo parlato del MEIER, ma per i bambini con fragilità. Per gli altri, come avete pensato di organizzarvi? Allora, mi chiedono da studio dove verranno effettuate queste vaccinazioni, se ci saranno delle apposite aree all'interno degli hub dedicate ai bambini. Sì, generalmente sì, diciamo, ci saranno dei percorsi dedicati dentro gli hub. Le aziende stanno definendo la mappa che i genitori troveranno sul sito di prenotazione, e quindi potranno scegliere il luogo, diciamo, più confacente alle proprie esigenze rispetto alla vaccinazione, ripeto, o quindi dentro gli hub, oppure se si rivolgeranno, diciamo, ai pediatri di famiglia, medici di famiglia, negli ambulatori degli stessi. Le dosi sono già in arrivo? Perché qui leggevo nel comunicato le prime 97.000 dosi sono in arrivo. Sì, le dosi sono in arrivo, la struttura commissariale ci ha assicurato una consegna di più di 90.000 dosi, che rappresentano quasi il 50% del fabbisogno potenziale, e quindi noi abbiamo tutte le condizioni affinché il 16 si parta con la vaccinazione pediatrica a pieno regime nella regione toscana. E senta, parlando degli adulti, abbiamo visto che oggi si sono registrati quasi 500 nuovi casi, adesso ci saranno le feste natalizie, insomma già si vede veramente molto movimento a giro. Da assessore alla sanità della regione toscana, vuole dare un consiglio, vuole fare un appello ai cittadini? Allora, la situazione è sotto controllo, sicuramente la
vaccinazione sta riducendo gli effetti del coronavirus, perché è vero che c'è da alcune settimane una tendenza alla crescita, ma è una tendenza moderata alla crescita del contagio. Le conseguenze sulla salute sono molto ridotte rispetto al passato, proprio grazie alla campagna di vaccinazione. Vediamo che anche il numero dei ricoveri, che oggi è leggermente cresciuto, tuttavia è molto lontano da ciò che avveniva nei mesi scorsi. Quindi io, se mi è consentito fare un appello, direi: da una parte continuiamo comunque a rispettare le regole minime, no? Della mascherina, del distanziamento, insomma, no? Un po' di cautela e di prudenza, diciamo, fa bene, diciamo, a prevenire la diffusione del contagio, e poi bisogna vaccinarsi. Chi non ha ancora fatto la prima dose, bene, faccia la prima dose. Ecco, qui va registrato come elemento positivo che da un po' di giorni a questa parte, forse anche sulla spinta delle nuove misure del governo, c'è una ripresa delle somministrazioni di prima dose. Anche ieri abbiamo superato le 1600 somministrazioni di prima dose, e poi c'è la terza dose, che è importantissima per irrobustire la protezione rispetto sia alla diffusione del contagio e soprattutto rispetto alle conseguenze sulla salute. La Toscana oggi supererà le 600.000 somministrazioni di terza dose, siamo tra le regioni che hanno fatto più vaccini di terza dose, in particolar modo sulle categorie più fragili. Ad esempio sugli over 80 noi abbiamo già coperto il 72% della popolazione a fronte di una media nazionale del 56%, ma bisogna proseguire su questa strada, quindi aderire alla campagna di vaccinazione e aderire alla somministrazione della terza dose. Questi sono gli elementi, diciamo, che possono consentirci di tenere sotto controllo gli effetti della pandemia e di coniugare, diciamo, la gestione del coronavirus con il resto delle attività sociali, economiche, sportive, educative, culturali, insomma, no? E quindi, ecco, questo è quello che va fatto: rispettare le regole e vaccinarsi. Bene, grazie Assessore. Maria Teresa, se non hai altre domande ti restituisco la linea. Benissimo, grazie Rachele al tuo ospite. Noi andiamo avanti e siamo a Prato per la cronaca. Il Tribunale di Prato ha accordato il patteggiamento a Don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per i festini con la droga e per aver sottratto denaro alla sua parrocchia, oltre che per aver truffato i fedeli. Il servizio, Caterina Gonnelli. Cala il sipario su Don Francesco Spagnesi, l'ex parroco della Castellina, finito agli arresti domiciliari lo scorso settembre con l'accusa di aver importato la droga dello stupro dall'Olanda e di averla ceduta agli ospiti degli incontri a luci rosse che organizzava nella casa in cui conviveva con il compagno Alessio Regina, anche lui finito in manette. Oggi il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Prato, Leonardo Chesi, ha accolto la richiesta di patteggiamento concordata tra il sostituto Lorenzo Gestri e gli avvocati difensori Costanza Malerba, Federico Febbo e Antonio Bertei. 3 anni e 8 mesi a Don Spagnesi, accusato anche di appropriazione indebita per il denaro sottratto alle casse della parrocchia e a quelle della Misericordia, di cui era correttore, in tutto oltre 200.000 euro, e di truffa per aver chiesto e ottenuto soldi da fedeli e conoscenti con la scusa di aiutare i poveri. 3 anni e 2 mesi ad Alessio Regina, imputato solo del reato inerente alla droga. Si chiude così una delle vicende più dolorose della Chiesa pratese, una bruttissima parentesi per tutti, una storia di sesso e droga andata avanti per un lungo periodo. Don Francesco Spagnesi verosimilmente sconterà la pena ai servizi sociali e con permanenza in una comunità terapeutica per curare la sua tossicodipendenza. Previsto anche un processo canonico per stabilire il suo percorso all'interno della Chiesa. La diocesi di Prato lo ha rimosso dalla parrocchia e sospeso dalle funzioni di sacerdote. E compie 18 anni e pochi giorni dopo va a fare una rapina, siamo in un locale nel centro di Arezzo, minacciando di morte i presenti con una bottiglia rotta. Il servizio, vediamo. Tenta una rapina in un locale commerciale, ma viene individuato e arrestato dalla polizia. Si tratta di un giovane da pochissimi giorni maggiorenne residente in provincia di Arezzo. Il ragazzo, con il volto coperto da un passamontagna e con una mano sanguinante, è entrato in un locale in piazza Sant'Agostino, nel cuore di Arezzo, minacciando di morte i presenti con un collo di bottiglia, ha intimato loro di consegnare i soldi in cassa. Di fronte alla resistenza dei dipendenti ha tentato di fare tutto da solo.
ma la pronta segnalazione fatta da uno di loro alla polizia lo ha costretto alla fuga. Gli agenti, giunti sul posto con due volanti, dopo aver raccolto le prime informazioni, hanno iniziato le ricerche, rintracciando il ragazzo nel centro della città. Con non poche difficoltà il giovane è stato accompagnato in questura per accertamenti e poi arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente è stato condotto presso il carcere fiorentino di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ora andiamo all'isola del Giglio per tornare a parlare dei mufloni. Ne sono stati salvati intanto 14. Tutti i dettagli in questo servizio di Carlo Sestini. Mufloni dell'isola del Giglio, gli abbattimenti sono sospesi ma non revocati. Prosegue la protesta di Vita Daccani e del comitato Save Giglio, che decidono di non sedersi al tavolo con l'ente parco dell'arcipelago toscano. Pur apprezzando un'apertura da parte dell'ente nazionale verso le richieste degli animalisti e dei cittadini di non abbattere i mufloni come previsto dal progetto Life Let's Go Giglio, dicono non possiamo ritenerci soddisfatti dell'accordo che l'ente parco ha stipulato con due sole associazioni, peraltro dietro porte chiuse. Questa è la presa di posizione propria anche del ricercatore Kim Bizzarri, che fin dal gennaio scorso avevano reso pubblica l'intenzione del parco di uccidere l'ultimo piccolo gruppo di animali ancora presenti sull'isola e proposto all'ente soluzioni alternative non cruente. Intanto l'associazione Irriducibili Liberazione Animale, dopo l'accordo con il parco, ha trasferito altri 6 mufloni presso il CRASM di Semproniano, dove 3 esemplari sono stati liberati quest'oggi. In totale sono 14 i capi portati nella struttura di recupero, a fronte di una popolazione totale di 40 esemplari residenti nell'isola. E nel pomeriggio a Firenze vengono accesi gli alberi di Natale, vi ricordo che si parte alle 17, siamo in Palazzo Vecchio, poi ci trasferiamo alle 17.30 in Piazza Duomo, Piazza della Repubblica alle 18, Piazzale Michelangelo alle 18.30 per chi volesse seguire l'accensione, ci sarà naturalmente il sindaco, e poi alle 19.30 in Piazza San Firenze. E con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, restate con noi, arrivederci.